No, non il cimice! L'avevo chiuso! L'avevo chiuso! Non di no! Non il cimice! No! 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 Brutto puzzolente! Wow! Oggi è il gran giorno. Oggi è il giorno dove batteremo i dannati nipotini, figlioli storti e strani della Granny. Bentrovata. Ti dispiacerebbe andare fuori da casa mia? È questa la fine che fanno le dannate vecchiette rompiscatole. Chiedele porco e iniziamo a lavorare. Strappa strappa la parappa, mi butto. Non così, santo cielo! Spero di non cadere anch'io e fracassarmi tutte le gambine. Ok, andiamo per di qua. Porca paletta, speriamo bene. Ridate il mio amico piede di porco. Abbiamo già giocato un pochettino, quindi abbiamo un po' imparato come giocare questo gioco. Una delle cose che andrei a fare subito subito è strapazzargli il pagliaio. Glielo apro, glielo sventro, me lo prendo. Abbiamo la dinamite se vogliamo aprire una porta. Ok, questa è un po' la base che avevamo su Granny, dove andrò a mettere. Sporco schifoso! Mi ha seguito pure qui. Comunque stavo dicendo, questa è la base che sarà un po' il nostro rifugio. Qua tutte le cose che vorremmo ottenere al sicuro, come il piede di porco o altri oggetti, li metterò qui. Per adesso la nostra priorità è solamente prendere tutti gli oggetti necessari alla fuga. Qualcuno mi ha già scoperto. Vediamo di fare una cosa intelligente. Entra, entra! A cretino! A cretino! Si è rotto le gambe, mi sono rotto anch'io però. Ho fame, datemi quel succoso. Fatemelo slurpare. Fatemelo toccare. Datemi quel pomodoro. Dolcetto scherzetto, ti ho rubato la chiave, cretinetto. Bibbo, quanto hai intenzione di rimanere qua, signor Bibbo Baggins? Bibbo, la beggo di andarsene. Signor Bibbo, sto Bibbo ha rotto i gabibbi, non se ne va. Magari se mi giro e faccio finta che non esiste, sparisce. Ha funzionato! Incredibile, incredibiloso. Il problema è che abbiamo già perso metà vita. Le cose si fanno complicate, ragazzuoli. Molto complicate. Va bene. Lasciamolo andare di sopra. Mi ha già notato? Nessuno mi troverà qui dentro. Bene. Ok. Abbiamo veleno dei per i topi? E che ci faccio con sta roba? Alla ricerca del disinfettante. Non so perché c'è il disinfettante. Ho capito che dobbiamo mantenerci puliti per i batteri. I batteri siete voi con quella faccia, mamma mia. Cioè, voi avete idea di dove mi sto nascondendo adesso? Avete idea di quanto scemi sono? Avete idea? Cioè, ad un centimetro mi sono nascosto. Sono proprio scemi e cretini. Meglio per me. Un sacco di oggetti disinfettanti per le mani o per il COVID. Non lo so cosa serva, ma ce l'ho. Ah, qua c'è la chiave d'oro. Bene. Devo recuperare allora il piede di porco. Porca vacca, ancora tu. Sei bruttissimo. Sembri mia suocera, ma senza trucco. Non ho una suocera comunque ancora. Però se ce l'avessi, probabilmente sarebbe così. Allora, apro qua. Ho trovato. Mamma mia. No. C'è un punto. Questo è il mio punto. Qua loro sono talmente cretini che mi sono ad un centimetro, mi stanno fiutando e non capiscono che io sono qua. Mamma mia, un attimino più vicino a questo martello e la mia faccia si deforma. Vaffanculo. Ok, sono andati di sotto. Devo fare in fretta perché mi sentiranno. Allora, ok. Veloce! Ho tutto, ho la chiave. Ho la chiave d'oro. Qua c'è anche il martello da darglielo nelle gengive. Potente! Mi farei anche così. Ma per adesso va benissimo così. Allora, entriamo per di qua. Passiamo sotto il laser. Facciamo così. Apriamo e vediamo. Non so cosa ho fatto. Il diamante! Era qui! Questo è uno dei tre oggetti che mi serve per uscire. Devo averli tutti e tre nell'inventario. Sono ricco, non devo più fare YouTube, non devo fare più niente. Sono diventato un miliardario, posso grattarmi la pancia seduto su un'amaca.
Sto scherzando, YouTube lo farei lo stesso. Ok, allora andiamo qua. Un pezzo di pistola. Un bagno sporco come il sporche sono le loro intenzioni. Maledetto. Ho mollato una scureggia atomica. La Mona Lisa è lì. Guardatela, è lì. Cioè, mai che ce l'abbiamo noi italiani. O i francesi o gli scemi. Ma noi italiani no. Non possiamo averla. Santo cielo. Ok, allora il diamante nascondiamolo qui. Nel sottoscala. Qua ci metterò tutti i miei oggetti. E ora me ne vado giù. Ok? Così non possono farmi del male. Chiudi la botola. No! Ma guarda quanto inquietante che mi guarda così. Sono cretino io. Sono cretino io. Sono scivolato, sbattuto la testa e mi sono dato in pasto. Oh, solo una possibilità adesso. No! No! Loride! Loride voi siete, loride, ve lo dico con questo accento tedesco. Quando mi arrabbio mi sale l'accento tedesco. Mi rosico tutte cose. Nein, nein. Ragazzi, mi sa che son fregato. Mi sa che son fregaten. Fregaten di brutten. Va bene, torno nelle miniere. Sarò morto 100%. Queste miniere sono veramente il posto che odio di più su tutta la terra. Manco su Demon Souls ho visto delle miniere così pericolose, pericolanti. Magari questo ascensore mi porta giù più in fretta, eh? Che dite? Magari mi porta proprio giù lì, proprio giù dal cimice. Ma tu guarda, c'era il cacciavite. No! 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 Ha rincretinito. Hai capito? No, troppo veloce. Troppo veloce. Io la saluto. Io la saluto, signor cimice. La saluto per adesso. È troppo veloce. Quindi se vogliamo prendere uno dei pezzi che ci serve, avete capito dove dobbiamo andare. Vabbè, una cosa alla volta, come vi ho detto. Per ora. Per ora aggiungiamo. Ma porca can! Ho cliccato barra spazzatrice! Clicco il tasto salto! E lui cade come un sacco di sterco, cade. Sì, mi fanno al barbecue! Gabbiano spennato al barbecue! Questo è il mio destino. Oh, finalmente l'ingranaggio! È qui! L'ingranaggio è qui! Ok, lo prendo. Tanto possiamo prendere più di un oggetto. E questa è una cosa molto bella. Cimice, hai finito di mollare scurregge lì sotto? Ho l'ingranaggino. Ok. Ingranaggio ce l'abbiamo. Credo che sia perfetto. Possiamo chiuderlo. Se questo coso scende, possiamo chiudere quel lurido marcio. Andiamo qui. Ha funzionato! Ha funzionato alla grande. Preso la chiave, il cimice che è velocissimo non può venire. Non c'è nient'altro da fare qui, vero? Io pensavo che fosse molto più difficile battere il cimice. Il cimice non perdona alla fine. Puzzetti a te, amico puzzolente. Io ho ottenuto ciò che volevo, quindi il diamante ce l'abbiamo. Cioè, quello ce l'abbiamo. Ora abbiamo bisogno della Mona Lisa, che si prende con il cacciavite, credo. Il problema è raggiungerla. Ah, la Mona Lisa si prende così. Devo disabilitare l'elettricità di quella stanza. Nell'unico modo. Ok, ok, ok. Ora ci divertiamo un po'. Devo fare in fretta. Ma Mondial Casa mi aspetta. Facciamo così. Ok. Allora facciamo così. Premiamo qua. Buttato giù il cacciavite, così li attiro da questa parte. Ora velocissimamente, prima che sia troppo tardi. Vedete, ora si può aprire. La cella frigorifera aperta. Aperta di brutto. Adesso, piano. Piano, 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 piano. Salto. Salto. Benissimo. E ce la faccio? Ce la faccio ad aprire. Ah, devo aggiungere la plank qui. So dove prenderla. Mona Lisa. Non così. Si è buggato. Che gioco di melma. Non potevo più muovermi.
Che gioco di melma! Che gioco di melma! Il mio uomo si era buggato! Ah! 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 No, non il cimice! L'avevo chiuso! L'avevo chiuso! Non di no! Non il cimice! No! 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 Brutto puzzolente! Wow! Vedete, questa plank dovevo prendere. Ora posso mettere la plank. Bene. A questo serviva. Ottimo. Ottimo, ottimo. La Mona Lisa! E lei! Francesi! Addio! Ce l'ho di nuovo io! Italia! Ragazzi, le sto per prendere tutte! Ho la Mona Lisa! Con questo diamante... Poi cosa mi manca? Solo una! Solo una stupida cosa e ho battuto i figliocci storti e malti della nonna, la nonna. So che mi sto servando la nonna nell'oscurità della caverna, ma presto ci sbarazzeremo della sua maledizione. Non la terremo con noi, no, la maledizione va spezzata. Bene, in orario, signor militare. Questo è un nonnismo. Lei sta facendo del nonnismo su di me. Sa cos'è il nonnismo? Non si fa il nonnismo. È da boomer. Il nonnismo è da boomer. Già la parola nonnismo è boomer come parola. Mamma mia, il nonnismo è quando i grandi militari prendono in giro i più piccoli come me. Io sono un bebè, un appena nato. Comunque perfetto, ho girato. Oh, due oggetti leggendari. Sì. Ma vaffancacca! Uffa! Ma cosa? Ma che cosa faccio? Saltire e muoio? Ma fixati il cervello! Ma vaffancacca! Io ora userò una dinamite per fare una piccola cosetta. Scusate, ma devo. La moneta di Giulio Cesare. La voglio prendere a modo mio. Ora farò una cosa un po' kaboom. Perfetto! Così posso distruggere la bomba. Bene, credo di averla distrutta. Ora prendo questo martello. Forse mi serve per la moneta, non lo so. Non so dove vada il martello, se non dalla moneta, dove? Quindi, forse posso uscire di qui. Oh no, oh no, oh no. Salto! Faccio una vita, non ha funzionato. Dai. E mo... Come faccio? Devo saltarla. L'unico modo è saltarla, ma credo che non basti. Ci posso provare? Vaffancacca! Perfetto, almeno la bomba è sparita. Qui che ci vuole? Dimmi che ci vuole. Dimmelo. Come faccio a prendere la moneta? Non posso. Ah, l'ho presa! Perché ho fatto... Ho tutto! Signori, io ora scapperò dalle fogne. Tappatevi il naso, perché sarà veramente puzzolente. Andiamo qua e buttiamo la bomba. Benissimo. Ho fatto un po' di casino. Lasciamo che vengano a cercarmi. Io me ne frego. Ottimo, ottimo, ottimo. Non ottimo, non ottimo, non ottimo. Prendo la chiave verde, ora che ho aperto lì. Mi basta far così. Mi basta scendere in cantina. Però devo far veloce. Perfetto. Ok. Fatta anche questa. Butto via la chiave verde. Stiamo attenti che adesso sono pazzi. Stiamo attenti che adesso sono pazzi. Sono furiosi. Sono furiosi, vogliono farmi fuori. Ora corri, mi prendo la moneta. La prendo con tutte le mie energie, ragazzi. La corro e la prendo, è la mia. La mia, che l'ho curata tutto questo tempo. E l'ho accudita quasi fosse una mia figlia. Ecco qua, la moneta di Monet. Eccola qua, verde, gigante, sbrioluminescente. E non te la puoi proprio perdere, Se la perdi è uno scandalo. Se la perdi. Ma io, Giulio, ti ho qui con me. Giulio. Giulio Joseph Bezos. Ti ho in mano.
Ok, ora mi basterà ritornare sui miei passi, scendere di sotto e scapperemo dai gemelli dispersi mentalmente. Ok? Ok, mamma mia, mamma mia, mamma mia, dovrei farcela. C'ho tutto. C'ho tutto. Vai! Bastava i 3 oggetti. Eccoli là che dicono: "Ma come?" Marmeo, congratulazioni! Sei riuscito a completare la missione. 3 oggetti li hai portati al museo. Sei libero di andare. Buona fortuna con la tua vita. Grazie! Ah, oh, sti gemelli pazzissimi. Tutto è bene quello che finisce bene, ragazzi. Io ho fatto il mio compito. Ho battuto anche i figli della Granny. Ora può darmi i nipoti, i parenti, la nonna della nonna. Non importa. Sono sempre più forte io. Ottimo. Beh, ragazzi, io vado. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.